Ciao a tutti ragazzi, bentornati nella puntata di oggi. Siccome un po' di team, diciamo, lasciati lì da farvi vedere, ma che sono già sul Patreon ovviamente, e che Patreon hanno già nel loro team builder, oggi proviamo tipo tre team, faccio una partita con ognuno. Scusate gli occhini piccini piccini perché mi sono appena svegliato. E i team che proviamo oggi sono quelli un pochino più al lato del meta. Anche se in realtà questo team è il primo di quelli che vado a provare, ha vinto un regionale a Poetland, molto carino, molto solido, mi piace molto, però questi non sono i team, diciamo, centrali del metagame, sono quelli un pochino più marginali. Ma iniziamo subito, intanto questo c'è Gardevoir Trickroom, Landorus l'ho messo Assault Vest, Incineroar Baccona, Coco Zeta, Among Us Baccona, Snorlax Baccona. Si tratta di control control puro, quindi andiamo a provarlo immediatamente. Ok, Xurkitry, Latias, Azumarill, Bulu, Mimikyu e Snorlax. Ok, Latias bisogna stare attento perché se tappa con calmamente può diventare una rottura di maroni. Fortuna che ha Snorlax e Incineroar. Ora, il mio problema qual è? Mimikyu non lo tocco troppo bene. Ho Amungus per la sua Trick Room, ma lui non ha campo per la mia Spora. Quindi direi di partire proprio con Amungus, senza saperne leggere né scrivere. Spammare, che ne so, Hyper Voice, Snorlax e... Secondo me ci sta Incineroar. Ok, adesso... Spora da una parte. Anzi, sì, e Trick Room dall'altra. Zeta Power di Xurkitry. Zeta Gravity. Non capisco come mai. Francamente. Però io adesso lo apro con la Trick Room. Cioè, bravo. Semplicemente. Dilanio, crea smog Hyper Voice, faccio anche una kill di là. Ok, Snorlax si recupera la Fiji, primo turno di sleep per questo Snorlax e niente, l'avversario ha forfettato. Come vedete il team è facilmente utilizzabile. Purtroppo la nostra vittoria è stata fin troppo veloce. Proviamo a sto giro invece il team di The Razer, che è molto simile. Gardevoir un pochino più di speed, Landorus Assault Vest, Finical Minder, Aegislash Z e Zapdos invece bacca. Ok, Metagross, Porygon 2, Venusaur, Incineroar, Tapu Koko e Suicune. Questo team mi piace. Forse in futuro ne vedremo simili. Venusaur è molto buono. Molto molto buono. Quindi proviamo a dettare un po' una strategia. Con calmamente fini non vinco. Con Incineroar, Licnocoffo, Porygon 2, gli faccio male a Metagross. Se non porto Zapdos è difficile fargli male a Suicune. Proviamo con Garde Insigne, Aegislash per Venusaur e poi per Metagross e poi chi manca da coprire? Meglio mi coprire Incineroar. Ok. Trick Room, Fake Out. Chissà se spara la Z con Coco.
Volte switch e basta. Testa la spread di Incineroar. In più lo porta sotto range di Zeta dopo. E adesso mandiamo fini. Ho deciso di provare a fare calmamente, che Coco dovrei ucciderlo. Ah, no, lui proprio sceglie di attaccare. Anche se con Flare Blitz lo shottavo. Calma, andiamo con Tapu Fini. Nightmare su Suicune. Eccolo. Critone su Suicune. Questo non è messo molto bene. Il turno in cui lui ha attaccato poteva perdere Metagross. Io praticamente vincevo la partita, rimanevo 4 contro 3. Decido di buttare Insigne, con Tapu Koko proteggerà. Dopo gli faccio Fake Out Moon di Water. Ci sta che quel Porygon 2 mi faccia fulmine su Fini, ma sono a più 2. Fecottiamo di water. Ok. Drop di acqua, sì, sempre ottimo e sempre buono. Ho un po' paura a buttare via Incineroar perché credo di aver bisogno del fake out. Quindi speriamo che Aegislash muoia così posso magari rientrare. Out su Coco, di nuovo Moody Water. Metagross sostituirà. Entra Porygon 2. Baccone che si attiva. Ok, questo miss ci fa tanto male. Perché Coco poteva essere in range di Hyper Voice, di Psychic. Potevamo droppargli la cura, sì, ma comunque è Misty Water, quindi ci sta. Vediamo se lui predicta la Protect di Fini. Vediamo se fa Stomping Tantrum con Metagross, se invece no, ottimo. Lui fa Volt Switch e perde Metagross. Lui mi attacca, probabilmente di Zeta. E dopo rimango 2 contro 1. O provo a uccidere Coco e rimanere 1 contro 1 con Porygon 2. È la cosa penso migliore da fare. Oh, Tapu Koko attacca Incineroar. Il crittone che arriva su Koko. Toxic che fallisce e noi ci portiamo a casa questa partitona. Non voglio che lui mi spari la Z su Gardevoir e rimanere 2 contro 1, quindi attacco con tutte e due. Senza saper né leggere né scrivere. Ok. Toxic ancora. Proviamo Hyper Voice. 34. Ah, droppiamogli la difesa speciale. Questo tizio avrebbe perso sul DS. Ci sta che vinca. Io di solito non lo dico mai. Però mi gira le palle aver perso contro questo tizio. Anzi, glielo scrivo.
You play like shit. E niente, proviamo il terzo team, che invece è quello di Alvin Hidayat. E secondo me, visto che è uscito prima del release di Intimidate, di Insane Heroes, secondo me al posto di Scrafty qui ci sta davvero un Insane Heroes per dare un po' più di bulkiness al tutto, perché il tipo fuoco al posto del tipo lotta è tanta roba. Ok, siamo contro il team di Wolfie. Noi abbiamo Snorlax apposta per questi team. Abbiamo Scrafty, abbiamo bisogno di Scrafty per un bel po' di suoi. Abbiamo bisogno di Fini, sì, Cartana, Fini, Scrafty e Snorlax. Eccolo là. Ed ecco la combo più bella di questo mondo. Sok, Bloom Doom. Pulitissimo. Soak, Leaf Blade. Ah, ha resistito con Sturdy. Ha preso danno dalla sabbia perché d'acqua. Ok, io non so se Tapu Koko mi uccide Cartana con Fulmine. Ok, perfetto. Ottimo. Lui proteggerà. Ok, ha forfettato. Ora, ragazzi, vi ricordo, questi sono sul Patreon, vi ricordo questo team va modificato e domani ci saranno delle novità, non per quanto riguarda i team, ma per quanto riguarda un lavoro sulle spread, sulle spread, su come calcolarle, che sto facendo in questo periodo proprio per voi, sto analizzando Pokémon per Pokémon e poi vedrete. Bella lì.